Può raccontarci in breve il contenuto del libro? Il contenuto del libro è abbastanza semplice da raccontare. Il libro è il racconto dell'omicidio di Emanuele Notarbartolo, una personalità di rilievo della Sicilia di fine Ottocento. Lui era stato sindaco di Palermo, uno dei sindaci apprezzati perché era stato onesto, aveva fatto delle cose molto importante per la città, e poi era stato a capo del Banco di Sicilia, dove aveva governato il complesso di interessi economici del banco in maniera ineccepibile e in maniera rigidamente legalitaria. Fu trovato ucciso in una carrozza, in un vagone letto. Il suo corpo, una volta che era stato ucciso, fu buttato su un ponte perché volevano mandarlo su un burrone, e da lì inizia questa vicenda incredibile del processo per capire chi era stato ad ammazzarlo, se eventualmente ci fosse stato un mandante, e soprattutto di comprendere le ragioni per le quali era stato ammazzato. E viene fuori un elemento molto intricato, perché sin dall'inizio si capisce che il possibile mandante dell'omicidio poteva essere un deputato dell'isola, Raffaele Palizzolo, che era noto come protettore di mafiosi, quindi uomo legatissimo a questi ambienti malavitosi siciliani, che lo avrebbe ucciso perché si temeva che Notarbartolo potesse ritornare a dirigere il Banco di Sicilia. Questa era un'eventualità che Palizzolo e gli amici di Palizzolo non avevano assolutamente intenzione di far realizzare. Questa fu l'ipotesi sulla quale si resse l'intera vicenda giudiziaria, che ebbe degli alti e bassi. Ci furono due processi, un processo annullato dalla Cassazione e infine l'assoluzione per Palizzolo e gli altri accusati di essere i sicari, quelli che avevano materialmente ucciso Notarbartolo. Cosa l'ha spinta in particolare a scrivere questo libro? Ma io mi occupo da molto tempo di problemi della mafia, in modo particolare della 'ndrangheta calabrese, ma ho fatto incursioni anche in altri territori. Questo fenomeno della mafia siciliana mi aveva incuriosita, soprattutto questa vicenda, ripeto, intricata di Palizzolo e di Notarbartolo mi aveva incuriosito e mi aveva intrigato, perché era una vicenda emblematica della Sicilia, che richiama molto le vicende nazionali successive e poi perfino a qualche spunto odierno. Perché? Perché come in tanti altri casi ed episodi dell'Italia contemporanea, subito dopo l'omicidio cominciano i depistaggi. Cominciano da parte della polizia e dei carabinieri a fornire prove fasulle, farlocche. Comincia l'attività della magistratura, che inizialmente si muove malissimo perché si occupano di questo caso, che pure è un caso clamoroso, è il primo delitto politico mafioso, viene ammazzata una persona eccellente. Si muovono mandando dei magistrati inadeguati, incapaci di affrontare il toro per le corna, come si dice, in un momento politico molto, molto importante, perché c'erano stati i fasci siciliani in Sicilia che avevano allarmato le classi dirigenti di quell'isola, c'era stato il clamoroso episodio della Banca Romana, che aveva sconvolto il paese, perché si era vista come questa banca centrale romana avesse finanziato uomini politici, avesse finanziato anche perfino la corona, e come avesse inventato uno strumento eccezionale, moderno per fare i soldi. Il direttore della Banca Romana aveva semplicemente duplicato le banconote, quindi aveva raddoppiato i soldi in circolazione. Quindi l'Italia era molto interessata a queste vicende bancarie, e quindi questo omicidio siciliano finì per passare in secondo piano, quindi nessuno si interessava. Tant'è vero che il procuratore generale siciliano, Vincenzo Cosenza, era convinto che, intanto, che la mafia non c'era in Sicilia, era un fatto inventato,
Secondo, che Palizzolo non c'entrava nulla, c'entravano solo dei ferrovieri, e rinviò a giudizio questi due ferrovieri, li rinviò addirittura a Milano come processo. Perché? Perché si pensava che Milano, essendo molto distante dalla Sicilia, avrebbe risolto il problema rapidamente. In realtà fu una scelta infelice quella di mandarlo a Milano, per il procuratore generale di Palermo intendo infelice, perché a Milano arriva il figlio di Notar Bartolo e dice a tutti: ma voi cosa pensate, che i mandanti e gli esecutori possono essere questi due ferrovieri che avete sotto accusa? Il vero mandante è l'onorevole Palizzolo. È chiaro che, messa così la cosa, suscitò un clamore enorme a Milano. Ci fu un arresto in aula di un poliziotto infedele, ci fu la dimissione di un generale che era ministro perché andò lì dicendo delle falsità, e queste falsità furono scoperte il giorno dopo sui giornali. Insomma, diventò una pentola a pressione. Dopodiché il processo fu rinviato di nuovo a Palermo per richiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di Palizzolo, perché Palizzolo era un deputato. L'autorizzazione fu concessa rapidamente e ci fu un nuovo processo, questa volta non più a Milano ma a Bologna, e a Bologna si concluse il processo con 30 anni di carcere per Palizzolo e gli altri. Dopodiché ci fu la sollevazione della Sicilia, fu costituito un comitato pro Sicilia sulla base dell'assunzione del fatto che, dice, Palizzolo non è mafioso, i bolognesi, il tribunale di Bologna ha condannato non Palizzolo ma ha condannato la Sicilia e la mafia che non esiste, e quindi crearono un movimento popolare e di elite contro la sentenza, per cui il processo fu mandato in Corte di Cassazione. In Corte di Cassazione questa protesta ebbe un risultato, che fu quello dell'annullamento per un vizio di forma, secondo me con una sentenza assolutamente inconcepibile, e quindi Palizzolo venne di nuovo processato a Firenze, dove oramai, dopo passati 10 anni, la gente si disinteressò completamente del fatto, e quindi Palizzolo fu assolto e portato in trionfo per le vie di Palermo e in America, a testimoniare che la Sicilia non è mafiosa e che lui non era mafioso. Ma oramai Palizzolo era una carta che non era più spendibile per la politica siciliana, e lui fu emarginato subito dopo la soluzione. Questa è la vicenda in sintesi. Il problema è che all'epoca tu vedi una magistratura subalterna, uomini politici che trescano in un modo o in un altro per favorire Palizzolo o per riaprire i processi, con una magistratura che era subalterna al potere politico, ma allora era così, non è come oggi che c'è un'indipendenza e un'autonomia, ma una magistratura siciliana che non capiva che il problema della mafia esisteva da una parte, dall'altra parte un nord che pensò di utilizzare la vicenda di Palizzolo con giudizi sprezzanti nei confronti dei meridionali e nei confronti della mafia, che era come buttare benzina sul fuoco già acceso. Questa è la vicenda, conferma del fatto che questo rapporto nord-sud ogni tanto esplode nelle forme più incredibili. Qualche anno fa abbiamo avuto la nascita della Lega Nord qui nel nord Italia, e abbiamo avuto per converso l'emergere di posizioni neoborboniche al sud, entrambe, nord contro sud, posizioni assolutamente sbagliate, antistoriche, che fanno un danno all'Italia, al nord e al sud contemporaneamente. Un'ultima domanda, che poi è quello che più ci interessa dal punto di vista editoriale. Ho letto che il suo libro, piuttosto che essere prettamente un saggio storico, è un giallo. Il perché di questa scelta? Così lo legge pure lei, che diversamente ovviamente non l'avrebbe letto. No, adesso al di là della battuta, la cosa è questa: io ho cercato di raccontarlo cercando di rendere la lettura avvincente per chi legge, perché io quando ero ragazzo ero all'università a Torino e dovevo studiare su dei libri scritti
da soggetti che comunicavano con altri soggetti attraverso i libri, che erano incomprensibili. C'erano libri che nessuno capiva, perché erano libri, come dire, messaggi cifrati che si mandavano. E quindi è chiaro che questo allontanava le persone dalla lettura, soprattutto per quanto riguarda la storia. La vicenda vera è che la storia veniva raccontata in modo sbagliato. Io ho cercato di trovare una formula che fosse più accattivante per la lettura, tutto qua. E non è un giallo, alcuni dicono la forma è giallo storico, magari riuscisse a scrivere gialli. No, è raccontato come se, è raccontato come se dovessimo scoprire chi è l'autore dell'omicidio Notarbarto, ma ripeto, la forma è la forma che mi ha consentito di più di andare a guardare meglio quello che è accaduto. E quello che è accaduto è davvero una vicenda intrigante, perché vi porta con colpi di scena incredibili che non mi sono inventato io lì. Tutto quello che è scritto è autentico ed è documentato, perché io ho seguito i processi attraverso le carte giudiziarie, mi sono fatto vedere i verbali, le dichiarazioni, le posizioni, le cose della stampa. La stampa ebbe un ruolo eccezionale in quella vicenda, perché la stampa informò per la prima volta, facendo dei resoconti stenografici, informò i lettori dell'epoca. Allora, oggi quei giornali sarebbero illeggibili, perché erano proprio il resoconto stenografico, che prendevano a volte 2-3 pagine di giornali. Il Piombo da allora c'è scritto molto, molto piccolo, ecco perché, a differenza... Oggi nessuno si leggerebbe una cosa di quel genere. All'epoca lo facevano, perché erano pochi i lettori, però erano lettori informati, quindi lettori che creavano opinione. La stampa giocò un ruolo fondamentale, sia di informazione sia di battaglia politica. Palizzolo fondò un giornale, La Forbice, per difendere le sue posizioni. I Florio fondarono un giornale, L'Ora di Palermo, per difendere le posizioni De Florio, per difendere le posizioni di una Sicilia che sentiva maltrattata. Quindi la stampa ebbe un ruolo rilevantissimo. E queste cose, ripeto, le racconto nel libro, ci sono tutte quante le possibilità di avere le diverse visioni: la visione giudiziaria, la visione sociale, la visione politica, la visione dei magistrati e la visione della stampa. Quindi ho cercato di fare una panoramica generale che, per un libro che finora nel modo come è stato scritto, non ci credo.